Punto per entrambe le squadre, sia per la squadra di Francesco che per quella di Nesta. È da poco terminata infatti la sfida valida per la nona giornata di campionato di Serie A, la sfida tra Monza e Venezia, qui allo Power Stadium. In realtà è stato un primo tempo entusiasmante, finito sul 2-2, poi terminato così anche la partita. In realtà nel secondo tempo non si è visto molto, ma nel primo tempo è successo veramente di tutto. Il Venezia si è fatto riprendere per ben 2 volte su 2. Ad aprire le marcature è stato Ecclestone, su grandissimo assist di Oristanio, che salta forse un po' troppo facilmente Garboni, il difensore del Monza, e serve da solo in area il centrocampista islandese. Passano appena 8 minuti e il Monza la pareggia, con una grandissima serpentina da parte di Kyriakopoulos, che schianta sulla porta un gran gol, bucando la porta di Filip Stankovic, l'ex figlio dell'ex centrocampista dell'Inter. La partita si riapre quasi subito in realtà, c'è un quarto d'ora di pausa, diciamo, e poi il Venezia rimette il muso avanti. Calcio di punizione battuto molto bene da parte del Venezia e Svoboda, forse il difensore che ha più sofferto oggi gli attaccanti del Monza, la risolve. Infatti il Venezia passa avanti con un suo grande colpo di testa e si porta momentaneamente sul 2-1. Passano appena 5 minuti e il Monza la rimette in parità. 2-2 infatti. Oggi Kyriakopoulos è veramente ispirato e serve un grandissimo assist a Juric, che deve solamente scaricare in porta un sinistro. Il secondo tempo in realtà è un po' soporifero, non succede quasi nulla. Il Monza sembra essere un pochino più propositivo, ma neanche qui riesce a concretizzare sotto porta. Un punto che un po' sta stretto sia al Monza sia al Venezia di Francesco. Attualmente il Venezia è ancora ultimo in classifica, in realtà è penultimo, però è a pari merito. Invece il Monza è sedicesimo in campionato. Il Monza doveva confermare la bellissima vittoria vinta per 3-0 in trasferta contro il Verona, ma così non è stato, è mancata un po' di quella concretezza. Il Venezia invece veniva dalla sconfitta contro l'Atalanta e doveva rifarsi, così non è stato. Hanno cercato entrambi di costruire, di fare e di concretizzare sempre di più, ma questo non è avvenuto. Una partita però davvero entusiasmante per i primi 45 minuti, è mancato però quel qualcosa in più nel secondo tempo.